Prego, senatrice. Grazie Presidente, illustrissimo rappresentante del Governo. Allora, per quanto riguarda il DEF, noi crediamo che sia soltanto una dichiarazione di intenti, perché allo stato attuale manca il piano nazionale delle riforme. Tutto quanto è stato rinviato al piano nazionale di ripresa e di resilienza, che però non è allegato. E sappiamo che tra pochi giorni il Presidente del Consiglio Draghi lo dovrà consegnare in Europa e questo ci preoccupa molto. Ricordo che proprio in sede di discussione del PNRR Fratelli d'Italia aveva chiesto che il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza fosse allegato al DEF e oggi avremmo avuto qualcosa da discutere. Invece, credo che sarà evidente a tutti che senza PNR e né PNRR stiamo parlando praticamente del nulla. Va inoltre rilevato che rispetto alla normativa vigente, oltre al PNR, non sono presenti una lunga serie di documenti che invece proprio per la normativa avremmo dovuto avere. Ne cito soltanto uno perché è quello più noto così a tutti quanti, che viene denominato con il nome di Spending Review, che sarebbe la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei ministeri dal 2018 al 2020. Ma veniamo ai contenuti del DEF. Si dà larga importanza, come era evidente che fosse, alle conseguenze dovute alla crisi pandemica, in particolare alle cosiddette seconde e terze ondate del Covid-19 e a tutti gli interventi che si sono resi necessari per il contenimento. Qua, colleghi, potremmo discutere per due giorni, perché molte sarebbero le cose da dire, perché che ci fosse una recrudescenza della pandemia dopo la scorsa estate lo sapevamo tutti che sarebbe successo, ma il governo Conte 2 non fece assolutamente niente. Fratelli d'Italia aveva presentato emendamenti, aveva detto più volte che era necessario intervenire prontamente, soprattutto dove c'erano evidenze scientifiche per i cluster, come nel trasporto del servizio pubblico, come nelle scuole. Ma il Conte 2 di questo nulla aveva fatto. Ma ahimè, ci duole sottolineare che anche il governo Draghi è andato assolutamente in continuità anche per quella che viene denominata terza ondata. Perché sì, è vero, ha cambiato il commissario Arcuri con il generale Figliuolo e di questo abbiamo certamente valutato positivamente questo cambio, ma su tutto il resto sta, è andato e sta andando in assoluta continuità. Nel DEF c'è scritto che Le speranze della ripresa economica in Italia sono tutte legate al piano vaccinale. Tutte legate al piano vaccinale. Ed è scritto peraltro in maniera molto confusa, come confusa è il piano vaccinale, perché prima nelle premesse si dice che l'80% della popolazione italiana sarà tutta vaccinata entro settembre. Poi tre righe più sotto c'è scritto in autunno, non definendo bene l'autunno, poi si dice ottobre. Insomma, il piano vaccinale anche nel DEF è assolutamente non chiaro, non trasparente. Anche su questo dobbiamo sottolineare tutto il tempo che si è perso sul piano vaccinale ed è costato non poco, molte vite umane. Il tempo che ha perso il commissario Arcuri, che rincorreva le primule, i gazebi, ci presentava quei grafici dove si vedevano queste primule meravigliose, come se il piano vaccinale fosse una questione estetica e non invece una questione pratica. E quindi abbiamo visto che il tempo perso è stato tantissimo, ma anche qua il governo Draghi ha deciso di tenere colui che noi riteniamo sia l'artefice di questo grande disastro, sia sul piano vaccinale
che sulla gestione di questa pandemia, che è il ministro Speranza. Speranza continua a rimanere al suo posto, Speranza continua con la stessa ricetta, che ha una keyword, si potrebbe dire, una sola parola chiave, che è quella di chiudere. Ma noi vediamo che anche nel DEF non siamo Cassandre, noi ci auguriamo che vada bene il piano vaccinale, che se anche dovesse andare al meglio, c'è una cosa che ci preoccupa moltissimo in questo DEF, perché c'è scritto che questo scostamento di bilancio, che è di 40 miliardi e che il governo ha chiesto, è l'ultimo scostamento di bilancio, perché nel DEF c'è scritto chiaro che il governo, che grazie all'andamento pandemico ed economico che loro vedono sempre più positivo, che lo scostamento di bilancio di 40 miliardi è l'ultimo. Questo ci fa veramente tremare i polsi, perché da una parte sentiamo parlare di chiusure, coprifuoco, che non ne capiamo veramente la necessità. Questa questione del coprifuoco è veramente senza un senso, perché non ci sono evidenze scientifiche che questo virus mette soltanto le gambe di notte. Invece qua sembra che il virus dalle 22 in poi sia assolutamente più aggressivo. Sentiamo dire che si deve ancora chiudere. Invece noi riteniamo che sarebbe fondamentale che questo governo smettesse di parlare di chiusure, soprattutto poi per tutte quelle attività all'aperto, dove abbiamo evidenze scientifiche che praticamente il contagio è pari a zero. Invece qua il governo ci dice una cosa diversa, che è bene ripeterla, perché sarebbe gravissima, che l'ultimo scostamento di bilancio, quindi il governo ci dice: possiamo chiudere, sicuramente chiuderemo, ma di sostegni non ce ne saranno più. C'è un altro fatto che ci preoccupa molto in questo DEF, perché a un certo punto, voglio leggere testualmente, nel DEF c'è scritto: il sistema economico, al netto delle interruzioni operative, sembra aver raggiunto una forma di coesistenza col virus. Si riscontra, prosegue il DEF e leggo, una maggiore resilienza dell'economia, verosimilmente riconducibile alla capacità di adattamento degli operatori, sia sul piano delle scelte produttive e organizzative che su quello dei comportamenti sociali. Ma allora, come mai in queste settimane abbiamo visto tanti operatori economici nelle piazze, tante persone che vivono, o meglio, che vivevano col proprio lavoro, manifestare? Come mai, se in questo DEF c'è scritto che ormai il sistema produttivo economico, diciamo, ha trovato un modo di operare insieme al virus, che non è poi più così dannoso, ma vi siete resi conto? Ma avete visto le persone che stanno manifestando e che chiedono la cosa più dignitosa del mondo, quella di lavorare? Chiedono la cosa più onesta. Invece anche voi continuate a impedirlo con delle misure senza senso. E vorrei chiedervi, farvi un esempio: come mai, ad esempio, le tabaccherie, nulla contro i tabaccai, di 30 metri quadri le avete tenute aperte sempre, e i negozi di 200 metri le avete chiuse? Ci dovete rispondere, qual è la vostra ratio? E allora Fratelli d'Italia dice che, e concludo Presidente, grazie, che su questo scostamento che avete chiesto ancora una volta faremo la nostra parte di patrioti, perché ci rendiamo conto che 40 miliardi sono fondamentali per dare un sostegno alle categorie produttive. Certo, non siamo così sereni quando andiamo a letto la sera, perché se dobbiamo vedere lo storico di quello che avete fatto sul sostegno 1, sul ristori 1, 2, 3 e sui sostegni, non sappiamo se veramente questa volta volete aiutare il sistema produttivo o ancora volete dare mance, prebende, aiutare gli amici degli amici. Fratelli d'Italia
vuole credere, siamo patrioti, faremo la nostra parte, ma siamo molto preoccupati da quello che è contenuto nel DEF, siamo molto preoccupati di aver visto che oltretutto è anche aumentata la pressione fiscale nell'anno 2020, che è un assurdo. Non si lavora e siete anche capaci di aumentare le tasse. Per cui siamo preoccupati e speriamo veramente che questo governo trovi... Grazie, senatrice.